Cappa Fred, te li avevo dati. Te li avevo dati. Quelli audio te li ho dati. Quelli per guidare te servono le mani prima. Mamma mia, Canada, Canada, ci facciamo male, eh? Ah, qualifiche bagnate in Canada. Che cosa sto giocando? Quello vero? Certo, sono arrivato ora, cosa fate nel frattempo? Niente, ho... La carbona. No, questa me la provo. Questa scendo in pista al volo perché devo provare la pista, non l'ho provata. Il muro dei campioni come se non ci fosse un domani. Vediamo come cazzo si fa sta curva di merda. Visto. Doppia zona DRS veloce. Andiamo ai box. Bottas più o meno gira come a me, ma quanto giro davanti? 1.11.6. Potrebbe essere un po' esagerato se posso dare un giudizio. Porco Dio. Signori, in Canada una qualifica bagnata, una qualifica piena di sorprese, una qualifica che potrebbe lasciare Colino il Grosso a mangiare i cornetti, ma Colino è pronto a tutto. Capito signori, ma cioè è scinnautico. Mai full gas. Non è male, dai. Qualifiche sono terminate, quindi rivediamo i primi. E ma Bottas è andato più veloce di me, quindi vuol dire che potevo fare di più. Oh, fiume San Lorenzo, cosa non ti aspetti di stare a Montreal, se a fianco c'è il fiume San Lorenzo? Allora, sono un sacco le cose che ho da dire a Bottas. Mi limiterò al magari muori. Se non è troppo aggressivo, è... frenato un po' troppo tardi. La partenza era ok, adesso fai attenzione ai possibili rischi. Porco Dio! No, è dobro. Ah sì, sul muro dei campioni, sull'ultima chicane, la fanno tanto più lenta di me. Lo devo sorpassare prima. Allora diciamo che porco Dio, ti prendevi 5 secondi di penalità perché non mi hai lasciato lo spazio. Se lo fai sembrare facile, si attacca dalla magra che manca la cozza Patel. Che cazzo lo fai sembrare facile, la battina da Mamat. Stai zitto.
Ragazzi, ma sono la stessa cosa. Ma cosa cambia? No, 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 no. Vabbè, mi ha cannonato. Ah, sì, c'ho più passo. C'ho più passo, sì, c'ho più passo, si vede. Se riesco a non sbagliare, c'ho più passo. Me ne vado. 2 seconds later. No, guarda, senti, non ho sentito niente. Non so di che cosa tu stia parlando. Ah. Ma ragazzi, ma ci abbiamo Perez davanti. Tocca subito mettere le C4 vicino alla macchina e box. Allora, signori, vi insegno una tecnica. Se tu, io una volta stavo con Leclerc e gli faccio Wanna, e lui mi risponde Outremont, perché è metà barese. Mi fa, come si entra nel box in Canada? E mi fa così. Allora ho detto, sei sicuro? Non è che fa, no, non c'è problema. E allora, se lo dice Leclerc, io lo fa. E vabbè, ho capito, ma Perez va con... cioè, veramente, ma va troppo, sì. A parte un coglione, come cazzo fa a stare sesto con la Red Bull? E Leclerc vince, perché è una cosa innovativa. Allora ragazzi, ve lo giuro, mi fanno male tutte gli arti. Ma scusatemi, io ho un vago ricordo che questa qua si fa piena. Però Nicolas Latifi in mezzo ai coglioni, no? Quindicesimo brutto. Le qualifiche si chiudono qui, ma il bello. Diciottesimo. Sembra un po' allucinante. Pam 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 pam. Vabbè, proviamo a dare il massimo comunque. No, 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 questa è una cazzata. Porco il tuo Dio. Male, dovrei rimanere solo accodato. Guarda, mo l'ho perso. Abbiamo una strategia alternativa. Capito, ma io faccio l'incrocio e tu sbandi. Porco Dio, con di merda! Infattibile. Lo dico, sì.
se facevamo una buona qualifica qua potevo stare un parecchio più avanti. Che cos'è il salciccione là? Allora, se si sorpassano, così come stanno facendo, perdono un sacco di tempo. Posso dire la verità? Secondo me è l'errore più grosso del motorsport, i panettoni. Io sto interno e tu stai largo, ci vuoi rimanere rincoglionito, porco Dio? Devi levare davanti i coglioni, non ci pensare neanche. Ma non ci sarà un albero da tagliare, una chewing gum da creare? Perché dovevi fare il pilota? Facciamo che non mi rompete i coglioni adesso? Ah? Occhio con quella guida aggressiva. Non vogliamo perdere posizioni per una penalità. Devi levare. Oh, ti devi togliere. Guarda, sto rincoglionito qua. Questo mi supera all'ultimo giro, Segnatevelo. È morto Bottas. Madonna, ragazzi. Ma scusatemi, dovrò chiudere prima perché c'ho bisogno di segarmi. Beh, ma ho capito, ma hai visto che è rotto in culo, zio?